Non si spengono le polemiche sull'uso delle basi italiane per le missioni americane in Libia dopo il via libera della Camera. Siamo pronti ad aiutare gli USA, dice il ministro della difesa Pinotti. Un errore grave, una follia, replicano i 5 Stelle. L'Italia è stata informata con largo anticipo, dice oggi il sottosegretario agli esteri Amendola. I pentastellati per protesta disertano l'audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. L'ISIS ha un ruolo nell'invio dei migranti verso l'Italia. Il ministro della giustizia Orlando lancia l'allarme. Nelle nostre carceri ci sono 300 islamici radicali che hanno festeggiato gli attentati in Francia e dal carcere di massima sicurezza in cui è detenuto per terrorismo un pentito racconta come il servizio segreto dell'ISIS addestra i jihadisti pronti a colpire l'Europa. Paura nella notte a Londra per l'attacco a colpi di coltellate di un ragazzo 19enne nel pieno centro della capitale britannica. Morta una donna statunitense, ferite altre 5 persone. L'aggressore, un norvegese di origine somala, è stato arrestato. Secondo gli investigatori soffrirebbe di disturbi mentali. La polizia, dopo alcune ore di indagini, non esclude nessuna pista, ma non parla di terrorismo. Ancora scontro a distanza tra Turchia ed Unione Europea. Oggi è il capo del governo di Vienna a chiedere ai paesi europei di chiudere i negoziati di adesione con la Turchia. Il passo formale verrà fatto alla riunione dei capi di Stato e di governo il 16 settembre prossimo. Gli standard democratici turchi, afferma Kern, non sono neppure lontanamente in grado di giustificare la candidatura. Tensione al Senato dopo la decisione del presidente Grasso di cambiare l'ordine del giorno dei lavori e di dare la priorità alla discussione sulla richiesta di arresto per il senatore di GAL, Stefano Antonio Caridi. Al centro dell'inchiesta sulla 'ndrangheta denominata Mamma Santissima, la scelta di Grasso è stata accolta dall'imbarazzo del PD e dalla contrarietà di tutto il centrodestra. Domani sera a Rio la cerimonia d'apertura delle 31esime Olimpiadi dell'era moderna. L'ultimo tedoforo ancora segreto potrebbe essere il grande Pelé. Abbiamo intervistato il direttore della cerimonia, il premier Renzi, all'inaugurazione di Casa Italia. Dobbiamo lavorare insieme per non perdere la nostra identità. Ne parleremo in TG Cronaca. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. In primo piano le polemiche in Parlamento sull'opportunità o meno di concedere agli Stati Uniti l'uso delle nostre basi di Aviano e Sigonella per far decollare ed atterrare i cacciabombardieri in missione in Libia. E dopo l'intervento di ieri del ministro Pinotti, questo è dunque stato l'argomento di cui si è discusso questa mattina in Parlamento, appunto a commissioni riunite di Camera e Senato, esteri e difesa. E c'è stata anche molta polemica. Il governo non ha detto di non aver ancora ricevuto una formale richiesta in tal senso da parte di Washington, ma che se dovesse arrivare sarà valutata attentamente. L'Italia è stata informata con congruo anticipo dagli Stati Uniti dell'avvio delle operazioni a Sirte e i loro obiettivi. Abbiamo avuto rassicurazioni che gli USA si impegneranno per minimizzare eventuali danni collaterali. Il sottosegretario agli esteri Enzo Amendola interviene nelle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato per chiarire la posizione dell'esecutivo. I raid americani a Sirte hanno grandissima rilevanza contro Daesh, spiega, anche per rafforzare il governo di unità nazionale libico. L'esecutivo tiene dunque a sottolineare che la decisione di supportare indirettamente la missione Fulmine dell'Odissea va anche nella direzione di dare stabilità a una regione cruciale nella guerra contro l'ISIS. Dagli Stati Uniti ancora non è arrivata la richiesta di fornire basi e spazio aereo, ma è possibile che ciò accada in tempi brevi. Come breve dovrebbe essere la durata dell'azione, come ha spiegato il ministro della Difesa Pinotti ieri alla Camera. La mozione di maggioranza approvata ieri sera dà il via libera all'esecutivo nel quadro di una risoluzione dell'ONU che consente la possibilità di un intervento internazionale su richiesta della Libia. Il ministro ha poi smentito le indiscrezioni sull'utilizzo della base di Sigonella per la partenza di droni utilizzati per bombardare la Libia. Finora l'operazione americana non ha interessato il nostro paese né logisticamente né per il sorvolo, ma il Movimento 5 Stelle, che ha disertato la congiunta di esteri e difesa, insiste, così come Sinistra Italiana, sulla necessità di un passaggio in aula. Siamo indignati per l'assenza di Pinotti e Gentiloni, la politica estera non si fa in TV o su Twitter, spiegano i 5 Stelle, è nel dibattito parlamentare che si compiono scelte importanti per il paese.
Per Alessandro Di Battista è una follia concedere le basi. Non dobbiamo farci percepire come nemici in Libia, il rischio è di ricompattare le fazioni contro il nemico occidentale. Mentre per Di Maio bombardare concedendo le basi aumenta il rischio di un attentato terroristico. E si moltiplicano in tutta Europa gli arresti di sospetti jihadisti, persone che trovano terreno fertile per la propria radicalizzazione in alcune moschee, nei centri islamici, naturalmente nel proprio disagio mentale e anche nelle carceri, un fenomeno antico in Francia e che adesso avviene anche in Italia, come racconta lo stesso ministro della giustizia Orlando. Persone che andrebbero dunque intercettate, anche perché quando avvengono dei pentimenti, dei ravvedimenti, le informazioni che gli inquirenti riescono ad ottenere sono davvero molto utili, come nel caso di quest'uomo cresciuto in Germania. Vediamo. Gli jihadisti dell'ISIS vogliono colpire con attacchi simultanei in Germania, Gran Bretagna e Francia. A raccontarlo dal carcere di massima sicurezza in cui è detenuto per terrorismo è Harry Sarfo, 27enne nato in Germania e cresciuto nel Regno Unito, che, allettato dalla jihad, la guerra santa, ha lasciato la sua casa di Brema e insieme con un amico ha raggiunto il territorio siriano controllato da miliziani di al-Baghdadi, salvo poi essere rispedito da questi in Germania per compiere attentati multipli proprio a casa sua, dove sarebbe stato più utile che in Siria. La sua storia, pubblicata dal New York Times e in Italia dalla Repubblica, è emblematica del contesto sociale che porta alcuni giovani senza punti di riferimento a lasciare tutto per l'estremismo islamista. Da jihadista pentito, Sarfo fornisce agli inquirenti l'organigramma dell'EMNI, l'agenzia dei servizi segreti dell'ISIS che, a suo dire, combina forze di polizia interna a rami operativi esteri e la cui funzione principale è passata dall'individuare ed interrogare le spie interne al progettare attacchi terroristici all'estero. A guidare la struttura sarebbe Abu Muhammad al-Adnani, già portavoce e capo della propaganda dell'ISIS, coadiuvato da alcuni luogotenenti da cui dipenderebbero le tre intelligence per gli affari europei, asiatici ed arabi. Gli agenti operativi verrebbero reclutati tra i nuovi arrivati, combattenti sul campo, forze speciali, comandi d'élite e poi divisi in unità con stessa nazionalità e lingua parlata. La pubblicazione degli interrogatori di Sarfo arriva in contemporanea all'allarme lanciato dal nostro ministro della giustizia sulla presenza di jihadisti nelle carceri italiane. 350 persone che a vario titolo destano segnali di preoccupazione. Tra loro c'è anche chi ha festeggiato dopo gli attentati di Parigi o di Dacca, dice Orlando, che aggiunge: la rete dello jihadismo in Italia potrebbe essere alimentata da flussi di migranti in arrivo da Libia ed Egitto. È in corso un'indagine complessa, continua, a cui lavorano più procure, coordinate dalla superprocura antimafia guidata da Roberti, e l'antiterrorismo. A dirigere il traffico degli scafisti in certi porticcioli della Libia e dell'Egitto sarebbero soggetti vicini all'ISIS, fiduciari che così controllerebbero, sia pure indirettamente, i flussi di immigrazione clandestina verso il nostro paese. In più di un caso Roberti aveva detto di non credere all'ipotesi di terroristi infilati dall'ISIS sui barconi e di temere piuttosto i fanatici con passaporto europeo che passano dalla normalità al martirio senza fare tappa nei campi di addestramento. Ora però c'è l'incubo dei foreign fighters di ritorno, magari sconfitti in Libia, che potrebbero facilmente mascherarsi da profughi. Almeno 10 turisti stranieri sono stati, e il loro autista, sono stati feriti in un attacco condotto da uomini armati su un convoglio nella provincia di Herat. Il gruppo comprendeva 8 britannici, stiamo naturalmente parlando dell'Afghanistan, 3 americani, un tedesco. La nazionalità dei feriti però non è ancora del tutto chiara. Secondo un portavoce della provincia di Herat, il convoglio, scortato dalle forze di sicurezza, viaggiava dalla provincia di Bayman alla città di Herat. E al terrorismo si è naturalmente pensato subito questa notte quando nel centro di Londra un giovane di 19 anni ha accoltellato 6 persone. Una di queste, una turista americana, è rimasta uccisa, mentre altri 5 sono i feriti. Naturalmente Scotland Yard subito ha cominciato ad indagare, lo ha arrestato. Si tratta appunto di un 19enne, sono state poco fa diffuse le sue generalità. Si pensa che il terrorismo islamico, il fondamentalismo jihadista non c'entri, ma che si tratti piuttosto di problemi psichici.
Ora Scotland Yard sembra escludere un movente terroristico, ma per molte ore si è davvero temuto che anche il cuore di Londra fosse finito nel mirino del fondamentalismo islamico. Siamo a Russell Square, pieno centro, a due passi dal British Museum, una zona molto frequentata sia dai londinesi che dai turisti. E ieri sera, attorno alle 22.30 locali, le 23.30 in Italia, un ragazzo di 19 anni ha assalito con un coltello chiunque gli capitasse a tiro, urlando imprecazioni e minacce. È riuscito a uccidere una donna di 60 anni, cittadina statunitense, e ferire altre 5 persone prima che arrivasse la polizia. L'aggressore in pochi minuti è stato infatti circondato e neutralizzato con un taser, una pistola elettrica. Per questo è stato portato prima in ospedale e poi arrestato con l'accusa formale di omicidio. Di lui, a parte l'età, si sa che soffre di disturbi mentali, che è un cittadino norvegese di origini somale e che non ci sono prove di una sua radicalizzazione. Questa notte le forze dell'ordine avevano improvvisato una conferenza stampa. Pensiamo che il ragazzo sia uno squilibrato, ma non escludiamo nessun'altra ipotesi, compreso il movente legato al terrorismo, ha detto Mark Rowley della Polizia Metropolitana. Subito dopo arriva anche l'appello del sindaco Khan ai cittadini: restate calmi, ma vigili. Ma questa mattina lo scenario cambia, perché tutti gli elementi in possesso degli inquirenti suggeriscono che la salute mentale dell'aggressore sia il motivo di questo tragico attacco. Tuttavia non vengono escluse altre piste, si legge in un prudente comunicato della polizia, dove però è scomparso qualsiasi riferimento al terrorismo. Intanto 3 dei 5 feriti sono stati già dimessi, gli altri 2 non rischiano la vita. Poche ore prima dell'aggressione era stato annunciato l'aumento del numero di agenti nelle strade della capitale, presenza che ora è stata ancor più rafforzata. L'episodio di questa notte è avvenuto nella stessa zona dove scoppiò una delle bombe il 7 luglio del 2005, ma per i media britannici l'assalto ricorda da vicino quello avvenuto a dicembre nella stazione della metro di Leytonstone, nell'est di Londra. Un 30enne britannico di origini somale ferì in modo grave un passeggero. Anche lui fu descritto come uno squilibrato, ma la polizia accertò che si era in qualche modo ispirato su internet alla propaganda dell'ISIS. E se Londra ha scelto ormai da tempo di uscire dall'Unione Europea con un referendum, la Turchia invece da altrettanto tempo tenta un avvicinamento all'Unione Europea, cerca l'adesione che però in questo periodo forse è vista con sempre più difficoltà un po' da tutti. Però in particolare dopo le ultime dichiarazioni del presidente turco nei giorni scorsi a diversi organi di stampa, tra cui l'italiana Rai News, il cancelliere austriaco ha formalmente detto che bisogna fermarsi con ogni tipo di negoziato, perché la Turchia insomma non ha quei requisiti minimi che sono richiesti e sono necessari. Come sappiamo, i trattati europei prevedono che tutto si fermi anche se un solo dei paesi partner lo chieda. I continui attacchi di Erdogan contro l'Europa hanno fatto scattare una reazione dura, quella dell'Austria. Il premier Christian Kern, parlando alla TV pubblica, ha detto che l'Unione dovrebbe chiudere una volta per tutte i negoziati di adesione della Turchia. Le epurazioni, gli arresti e i licenziamenti che hanno riguardato oltre 60.000 persone non corrispondono agli standard democratici europei, ha detto Kern. Inoltre le enormi disparità economiche non consentono di vedere la possibilità di un'adesione di Ankara all'Unione neanche nei prossimi decenni. Kern è anche convinto che la rottura delle trattative non avrà ripercussioni sul patto con la Turchia per i profughi, perché, ha detto, Ankara dipende dall'Europa per il turismo e l'Europa resta uno dei più importanti investitori nel paese. Il cancelliere austriaco intende portare la proposta alla riunione dei capi di Stato e di Governo prevista per il 16 settembre a Bratislava. A rincarare la dose poi arrivano le parole del ministro degli esteri austriaco, Sebastian Kurz, che ha invitato l'Europa a smettere di inginocchiarsi alla Turchia e a prepararsi ad un piano alternativo per la gestione dei profughi. Kurz insiste con la proposta di rafforzare i controlli alle frontiere, anche per questo Vienna sta per inviare altri soldati al confine serbo-ungherese, e propone le quote di migranti e di rifugiati legali da ripartire per ogni membro dell'Unione, con investimenti nei paesi d'origine dei migranti. Le parole che arrivano dall'Austria hanno subito avuto una reazione dura in Turchia. Il ministro per gli affari europei, Omar Selik, ha definito le affermazioni di Kern inquietanti, soprattutto perché simili alle proposte che arrivano
all'interno dell'estrema destra. Intanto continuano le purghe contro la rete di Fethullah Gülen. Erdogan ha promesso di tagliare le vie di finanziamento a tutte le imprese legate al religioso in esilio negli Stati Uniti. Scuole, aziende e organizzazioni sono state definite covi di terrorismo. Per questo, ha detto il Presidente, non ci sarà alcuna pietà nella repressione degli interessi del religioso. Questa mattina in Senato si è discusso anche, abbiamo visto tutti gli altri argomenti di cui si è parlato, ma ancora prima si è discusso della richiesta di arresto da parte dei magistrati di Reggio Calabria di un senatore che fa parte di GALI, il gruppo dell'autonomia e delle libertà, e si tratta di Caridi. Se ne è discusso appunto perché c'è questa richiesta di arresto, si è cominciato a votare, ma il voto finale arriverà solo nel pomeriggio. Alta tensione al Senato nell'ultimo giorno di lavori prima della pausa estiva. Ad incendiare il clima la decisione non attesa del presidente Grasso di invertire l'ordine dei lavori e anticipare il voto sulla richiesta di arresto del senatore Antonio Caridi del gruppo delle autonomie GAL, che secondo i magistrati di Reggio Calabria sarebbe al vertice della cupola segreta dell'Andrangheta. Cambio di calendario invocato già ieri dai 5 Stelle per evitare che il caso fosse rinviato dopo la pausa estiva. Da GAL puntano il dito su Grasso e i toni si alzano. Lei non si può permettere di venire qui una mattina e dire ho deciso, su pressioni sappiamo di qui, forse gli dovrà un ringraziamento. Non le permetto di avanzare ipotesi, non le permetto nemmeno di avanzare ipotesi di pressione. Guardi, non glielo permetto, senatore. Guardi, c'è già stato qualcuno che Matteotti l'ha ucciso e vorrà dire che qualcuno ucciderà me, perché lei non mi può minacciare qui, perché io sto parlando... Io minaccio, ma è lei che propone delle cose indicibili. Dicendo... Ma tutto il centrodestra tenta di sventare il blitz su Caridi, eletto nelle fila del Popolo delle Libertà, poi passato all'NCD prima di approdare al gruppo GAL. Da Forza Italia Romani chiede di tornare nella capigruppo e rivedere il calendario. GAL fa le barricate, ma anche Area Popolare, gruppo di maggioranza, mostra cautela e chiede tempo, ma l'offensiva non passa, bocciate sia le pregiudiziali che la richiesta di sospensiva. Ma anche il PD sembra stupito. Ieri in commissione ha votato insieme a 5 Stelle e Lega il via libera all'arresto, ma non si aspettava, ne era stato in alcun modo preallertato, precisa Zanda in aula, l'inversione dei lavori. Il timore che serpeggia tra i democratici è che si rischi il boomerang, il Senato non è a pieni ranghi e il voto segreto potrebbe riservare sorprese, con il rischio che un eventuale incidente venga attribuito al PD. In aula parla lo stesso Caridi. Però non posso evitare di iniziare questo mio discorso dicendo che sono innocente, che non ho mai avuto rapporti o stipulato patti con il crimine organizzato, non ho mai partecipato ad organismi segreti né a logge massoniche, non ho mai svenduto il mio ruolo. Il suo intervento è interrotto dalle contestazioni dei 5 Stelle. Il voto dell'aula è previsto per il pomeriggio. E polemica tra maggioranza e opposizione c'è anche per quanto riguarda le nuove nomine dei direttori dei telegiornali a Viale Mazzini, l'azienda televisiva pubblica, polemiche che riguardano i nomi scelti. Ultima tappa formale per un pacchetto di nomine già preannunciato, contro cui si è scatenato un ampio fronte politico trasversale, dalla sinistra PD alle opposizioni. Un blitz agostano all'insegna della più classica lottizzazione, messo a punto in vista della campagna referendaria di autunno, l'accusa che ognuno declina a proprio modo. A Viale Mazzini questa mattina il Consiglio di amministrazione della RAI vota quei nomi ufficializzati ieri dal direttore generale Campo Dall'Orto, Mario Orfeo che resta alla guida del TG1, Ida Colucci al posto di Marcello Masi al TG2, Luca Mazzà al posto di Bianca Berlinguer al TG3, a cui si aggiungono le nomine di Andrea Montanari ai GR Radio e Nicoletta Manzione al TG Parlamento. La battaglia contro il blitz si è infiammata ieri sera durante la seduta della Commissione di Vigilanza RAI. La sinistra PD ha visto respingere dal presidente Roberto Fico 5 Stelle un documento presentato dal senatore Fornaro che invitava i vertici RAI ad attendere un'espressione di indirizzo della Commissione prima di dare il via libera alle nomine. Richiesta respinta per difetto di formulazione, ha spiegato Fico, attirando su di sé le accuse di Forza Italia. Il presidente Fico ieri sera, questa notte, è stato connivente, poteva bloccare tutto perché mancava il piano, era molto chiaro. Richiesta dallo stesso Fico alla Maggioni,
se ci fosse un piano o no, ha detto no, ci sono delle proposte di implementazione di un progetto, di un piano che non c'è. Il piano ci sarà probabilmente a gennaio 2017, quindi bastava che il Presidente Fico dicesse bene, sospendiamo la riunione, non si può fare la riunione perché noi abbiamo il compito di esaminare il piano. Non lo ha fatto e questa si chiama connivenza. Parole al vetriolo arrivano da ogni parte. La vicenda di questi giorni raffigura un PD pienamente partecipe dei vecchi vizi e questo non può essere il volto del PD, accusa Bersani. Sulle nomine Rai non abbiamo toccato palle, neppure Palazzo Chigi, replica Michele Ansaldi, componente della vigilanza considerato vicino al Premier. Volevo che restassero i vecchi direttori, ma che rispettassero le regole sui tempi dedicati ai partiti. Il TG3 penalizzava il PD. L'ex presidente della Camera, Luciano Violante, si è sentito male questa mattina a Cogne, in Val d'Aosta, dove si trovava in vacanza, trasportato all'ospedale con l'elicottero e attualmente in prognosi riservata, ma le sue condizioni non sono gravi. L'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, ha aperto una istruttoria sulla gestione dei rifiuti di Roma da parte dell'azienda municipalizzata, l'AMA, che tra l'altro negli ultimi giorni è motivo di aspre polemiche politiche per la nuova giunta del sindaco Virginia Raggi. La procedura avviata da Cantone dovrà chiarire i criteri per l'assegnazione degli appalti e delle procedure adottate per l'affidamento dei servizi, un'istruttoria che necessariamente si dovrà basare anche sulla collaborazione dell'amministrazione capitolina. Intanto il Movimento 5 Stelle ha dato il nome del nuovo amministratore dell'AMA. E adesso andiamo avanti e parliamo invece di mafia, perché il nostro, abbiamo parlato molto di terrorismo, ma il nostro paese si confronta ogni giorno con i grandi fenomeni mafiosi, la criminalità, le infiltrazioni nelle istituzioni. Fenomeni che a Napoli si chiamano camorra, che fa vittime ogni giorno. I due morti ammazzati ieri pomeriggio nel cuore della città, Vicono Celle e Rione Sanità, sono vittime della faida tra bande rivali che si combatte nel centro storico. Una lunga catena di omicidi e sparatorie alla Sanità, a Forcella, nei quartieri spagnoli, fino a Rione Traiano e al Conocal. Tutte zone ad alto rischio criminale dove, dopo gli arresti dei cosiddetti boss della paranza dei bambini e dei vari reggenti di clan storici, alcuni uccisi in agguati di camorra, c'è un vuoto di potere, manca un clan dominante. Le mani della camorra sulla città sono un dato certo. Guardate Napoli nel grafico della relazione semestrale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che mostra l'intero panorama di clan e sottoclan, una miriade di organizzazioni criminali che al loro interno contano più gruppi armati. Molti tra questi gruppi sono coinvolti nella guerra di camorra e hanno stretto patti federativi con clan di quartieri diversi, intenzionati a conquistare posizioni chiave nello scacchiere criminale del centro storico di Napoli. La DIA traccia un quadro nero della situazione. I clan sono molto frammentati, ma un dato significativo è l'abbassamento dell'età di capi e affiliati, che lascia intravedere una trasformazione dei clan in strutture gangsteristiche caratterizzate dall'assenza di un livello gerarchico e da un frequente ricorso alle armi per imporsi. Nel raid di ieri, l'ultimo in ordine di tempo, i killer sono arrivati a bordo di potenti scooter con le armi in pugno, forse Kalashnikov. Dai rilievi della scientifica però non sarebbero stati rinvenuti i bossoli. Si fa l'ipotesi che si fosse appena concluso un summit di camorra, poi qualcosa è andato storto, oppure in quell'incontro tra boss si è decisa la missione di morte. Anche stavolta gli investigatori non sono riusciti a raccogliere testimonianze tra i passanti. La gente ha paura o tende a coprire chi in Rione gestisce le piazze di spaccio attraverso una rete di complicità. I magistrati Curcio, De Simone e Primicerio, nella relazione della Procura antimafia, denunciano la difficoltà di contrastare questi nuovi assetti criminali, cioè le nuove leve senza regole. Per ora né l'esercito schierato nei luoghi della faida né i rinforzi di polizia e carabinieri mandati a Napoli hanno fermato le baby gang, disposte a tutto per il business della droga, disposte ad uccidere senza esclusione di colpi, in mezzo alla gente, in qualsiasi momento della giornata. Era la nostra ultima notizia, il telegiornale finisce qui, ma l'informazione continua con TG Cronache, dedicato alle Olimpiadi di Rio, conduce Andrea Prandi. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.